È una vergogna, non si fa in questo modo. Appuntamento per un ultra settantenne vulnerabile alle 13, fila fino alle 16:45 sotto il sole. Io purtroppo ho un tumore, mio marito è cardiopatico grave. La fila all'ingresso del Lab Vaccini di Catania è chilometrica. Nonostante le prenotazioni, bisogna attendere fino a 5 ore. In coda ci sono persone con gravi patologie che devono fare la prima o la seconda dose del vaccino Pfizer. Prenotato da mezzogiorno all'una, sono le 4, le 16, e ancora mia moglie non esce. È cardiopatica, diabetica e ipertesa. Dalle 12:30 sono passate circa 4 ore. Lunghe code anche dentro Lab Vaccini, ma solo per Pfizer. Il corridoio per AstraZeneca è praticamente deserto. In seguito alle nuove raccomandazioni, la Sicilia sta riorganizzando la vaccinazione di tutti gli under 60. La campagna rischia un pesante rallentamento anche per la sfiducia della gente. Molte persone disdicono AstraZeneca, per cui quando noi abbiamo 20, 25, 30 prenotati rischiamo di non fare nessuna vaccinazione. E poi c'è un altro fronte caldissimo, quello dei furbetti. Dopo la nostra inchiesta, i carabinieri hanno acquisito gli atti del comune di Motta Sant'Anastasia, dove tra i vaccinati risultano 12 componenti di un comitato di protezione civile, con le segretarie del sindaco e l'operaio, zio del vice sindaco. Lei è ufficialmente operaio della manutenzione, giusto? Sì, esatto. Rifiutate categoricamente di essere considerati dei furbetti del vaccino. Assolutamente. Guardi, lei sta parlando, questo lo deve dire, con una persona che per 37 anni è servito l'arma dei carabinieri. Quindi io, se volevo fare il furbetto, me lo consenta, mi sarei vaccinato da carabiniere.